Allora, professor Giovanni La Guardia ha insegnato sociologia della letteratura e letteratura comparata all'Università di Napoli Orientale. Si è occupato anche lui di scuole Francoforte e della stagione idealistica. Ha scritto testi importanti su Lukács, Benjamin e Zondi. Ed è tra i fondatori del Centro Francofortini e cura il seminario di teoria critica insieme a Luca Scafoglio a Napoli, di cui magari potremo anche parlare dopo. Sì. Lascio la parola al professor Laguardia. Come vedete, l'età post-accademica non ha migliorato i miei contatti con le attrezzature tecnologiche e seminariali. E hai il programma della grandina. Beh, io ringrazio, sì, mi sembra doveroso, così. E già, no, avevo bisogno per ricordare bene il titolo del mio intervento, perché, no, per quanto ci volevo... Ecco, intanto, forse per scusarmi fin da preliminarmente, dopo aver ringraziato gli ospiti e anche l'ospite, e per scusarmi del fatto che non svolgerò nessuno dei temi che il colloquio ci ha proposto, e per la semplice ragione che ero, non so, io ve lo rileggo, è corporeità e animalità, e non ne avrei né la competenza né la capacità né il tempo, insomma. E così avevo deciso di dire no all'invito che cortesemente mi era stato rivolto dagli organizzatori e poi da Mico, e poi ho dato un titolo che non è meno rispetto alla dimensione di quello dell'intero colloquio, perché dice il corpo torturabile, considerazioni sulla notte dell'autocoscienza. Beh, insomma, è anche questo titolo, ciò che promette, lo svolgerò altrimenti non parlando precisamente di queste cose, ma avendole come tensioni, come punti di tensione, non più di questo. E può essere utile intanto, e intanto il grazie amico che, come dire, nella prima parte del suo intervento, quindi non prendete come sia il primo intervento di commento al suo, nella prima parte del commento ha toccato questioni che a me sono molto importanti, che anche io sfiorerò, e non con la desiderabile precisione che lui ha mostrato, ma per approssimazioni. Non so se in questo io sarò fedele a quello che lui chiedeva allo Hegel, cioè di mantenere la condizione di figura anziché arrivare alle sfere un po' più rarefatte della logica, no? E quindi anche un po', devo dire, l'andamento discorsivo, come facilmente si intuisce. L'andamento discorsivo che mi fa ricordare come considerazioni sulla notte dell'autocoscienza ha riferimento ad Hegel. E mentre il corpo torturabile, cosa per la quale io mi scuso per avere richiesto un aggiustamento del titolo prima, perché era una citazione indiretta dalla metafisica di Adorno.
Però era una citazione indiretta, ma io non la ricordavo precisamente, per cui ho dato la straziabilità prima e poi è venuta fuori questa questione della torturabilità dei corpi. In realtà è una notarella dimenticata di Adorno, dimenticata in calce ad una delle ultime, penultime pagine della Metafisica, nella quale lui parla di... si presenta il terzetto, cioè praticamente Adorno, che cita Brecht e Benjamin, che conversano, al momento non giocano a scacchi, invece, no, semplicemente lui è dato come il torturato e Walter Benjamin, e poi vedremo da cosa. Poi ho finito per dire sì a questo argomento, perché alla fine era una sfida importante. E il sì nasce da una suggestione, da Peter Zonti, e da un seminario, dal seminario napoletano su Hegel, sulla teoria critica, che qui vedo e sono contento che ci sono amici con i quali ci incontriamo da qualche anno, per ragionare sulle mosse iniziali della teoria critica. Non è una cosa... per il mio intervento, l'ultimo seminario, abbiamo affrontato molti temi, cioè il primo riguardava... Ma no, ora mi riferisco all'ultimo, che si intitola Metapsicologia. Il seminario era organizzato per nome, per nomi, per parole e nomi, intendendo che nello spazio fra le due cose ci fossero le ragioni, le buone ragioni di ciascuno, gli affetti di ciascuno ad avere scelto quel nome, quella parola. Io ho scelto occulto e poi, ahimè, somiglianza. E quindi era del tutto, insomma, voglio dire, a determinare il sì è stato un argomento, un accordo spontaneo, immediato, nel corso di una conversazione con Mico, nel quale è venuta fuori la notte dell'autocoscienza. Così. Ora mi trovo qui a renderne conto. La conversazione riguardava questo problema che il suo intervento ci ha proposto, cioè che è fondamentale e importante, cioè per Hegel la teoria critica, se la ricezione è importante per un pensatore, ha un diritto sul pensatore, credo che la teoria critica ne esprima uno indiscutibile, precisamente per il fatto di avere avuto questo confronto con l'idealismo come uno dei suoi tratti d'apertura, il gesto d'apertura. Questa è la relazione, da questo punto di vista, che intrattengo con Mico, tranquillamente potrebbe essere raccolta nel motto Hegel, con Hegel, dopo Hegel, che è un motto zontiano di Peter Zondi. Ora, Peter Zondi, c'era un'altra ragione, che nella galleria degli autori del tragico delinea un passaggio, questo mi ha convinto, delinea un passaggio che rimanda non agli scritti che abitualmente io ho frequentato come sociologia della letteratura, eccetera, tragedia e tragico, rimandava agli scritti intorno a Iena e immediatamente precedenti Iena. E questo
per me già di per sé era una cosa importante. E dunque vedevo anche che Zondi, 30 anni dopo i primi maestri della teoria critica, si misurava con lo stesso problema, rifaceva i conti con l'idealismo e li faceva non soltanto in riferimento a Hölderlin o allo Hegel tragico o allo Hegel che anche lui ci ha presentato, lo Hegel degli scritti cristiani, lo Hegel della tragedia, della innocenza di Gesù, della legge di Israele, della sintesi. In questa, no, in un passaggio brevissimo Zondi rimandava invece ad un altro contesto di riflessione, ad un contesto che aveva come luogo due passaggi importanti nell'economia della Costituzione, nell'economia della fenomenologia di Jena e anche della grande, insomma, fenomenologia dello spirito in generale. Rimandava cioè agli scritti il sistema dei, aiutami, sistema dell'eticità e al testo che lo aveva accompagnato e poi alle versioni diverse di alle diverse varianti della fenomenologia a Jena. La questione era che io, avendo scelto l'occulto e avendo scelto la questione, la notte della, ma ora è il caso che io la leggo, oltretutto perché sono poche pagine, perché poi vorrei commentare che cosa è accaduto nel corso di questa lettura. Il passaggio, come ricordate, anche qui è il tema notturno, no? E quindi siamo in una perfetta e non programmata prosecuzione della conversazione con Mico. Ciò che qui esiste, sentite, io non userò la lingua precisamente perché c'ho la traduzione, neanche le pagine, questo poi nel protocollo che fornirò, o se ci sono, indicherò le pagine, i passaggi necessari. Ciò che qui esiste è la notte, l'interno della natura, il puro sé, in fantasmagoriche rappresentazioni, tutto intorno è notte. Improvvisamente balza fuori qui una testa insanguinata, là un'altra figura bianca e altrettanto improvvisamente scompaiono. Questa notte si vede quando si fissa negli occhi un uomo, si penetra in una notte che diviene spaventosa. Qui ad ognuno sta sospesa di contro la notte del mondo. Io non sono un filosofo di mestiere, quindi ho letto queste cose e ricordavo questo passaggio. E quando sono messo a cercarlo, ero assolutamente convinto. Soprattutto questo rinvio di Zondi me lo confermava, avrei dovuto ritrovarla in tante altre posizioni, nella grande e conclusiva fenomenologia, ma anche in questi saggi che l'avevano preceduto, e c'erano queste, e ci sono cose memorabili, riferimento alla decadenza, alla lingua e al lavoro. Perché? La lingua e il lavoro erano le determinazioni alla quale Zondi questo suggerimento mi aveva indicato. Ma guardate, poi la cosa curiosa è stata questa, che io, quando non trovando questi altri riscontri puntuali, mi sono chiesto, ma come mai questa citazione si trova proprio qui?
in questo Jena del 802, enno prima, enne dopo, e ho continuato a leggere e ho capito, mi è parso di capire, cioè se ho capito non so, sarà lui e sarà chi mi seguirà se ho intendo quello che ho capito e lo formulo sotto nelle vesti di una o nella con la consistenza di una tesi, no? E che Hegel venga a questa straordinaria immagine una volta che ha stabilizzato le determinazioni lingua e lavoro. Questa è l'ipotesi, stabilizzato, cioè le abbia differenziate polarmente, le abbia distinte, e che dunque questo apparir prima non sia anche qualcosa che si concluderà dopo, molto dopo, con gli spettri schilleriani che chiudono la grande fenomenologia. Cioè, e che comprendono nel passo il recupero proprio per questa differenziazione, in questa differenziazione di lavoro e di lingua, l'elemento tragico. Cioè l'elemento tragico che qui ha poco spazio in questi scritti, l'elemento religioso, in realtà è tuttavia la tragedia, è presente, ma in maniera molto sommessa, non tematica, stia proprio lì. Cioè, in buona sostanza, che la tragedia conciliata finisca in epica. E in realtà, e con questo do indico anticipo una mia lettura e una mia convinzione e l'orizzonte di ascolto per la relazione di Paolo Vinci che mi seguirà, dicendo che davvero la fenomenologia e il romanzo vince sulla tragedia l'epica, ed è il romanzo della formazione borghese, cristiano-borghese. Ma se avendo parlato di questo, ora dovevo render conto, mi ritrovavo con una suggestione che aveva e che con una suggestione che aveva guidato me nell'accordo nello scegliere questo passaggio. E questo passaggio e questo accordo era, io non so perché mi sono scusato, ho fatto delle ricerche, ma non mi pare, ma poche anche, forse credo che qualcuno abbia considerato che il riferimento lontano, non letterale, di questa cosa sia un passaggio di un filosofo lontano nel tempo, il filosofo Empedocle, il filosofo che racconta che raccontò una volta la notte dell'autocoscienza, di quella che mi è parsa l'autocoscienza, ma io non sto parlando neanche di citazioni coperte, me la leggo perché per qualche ragione ha parlato di amicizia, dell'amicizia irreprensibile. Per lei molte teste spuntarono senza collo e braccia erravano nude, prive di spalle, occhi erravano soli, bisognosi di fronti. Questo da un passaggio che viene riportato da Aristotele, e poi, e qui siamo già di nuovo però in tema sulla natura degli animali, e ancora un passaggio da Empedocle, e molti esseri generarsi con due fronti e due petti, stirpi di giovenche, faccia d'uomo, e a loro volta spuntar fuori, nati di uomo,
testa di bove, misti qui di maschio, qui di femmine, adorni di membre pelose. Sarà una suggestione, ma Hegel, i greci li conosceva. Se non che, no, un'altra conferma allora, e in apertura, se non che, no, cioè il problema rimaneva allora come? Capivo, anche ora vi ho dato delle tracce, ho detto Aristotele, certo Aristotele mi rimandava alla metafisica di Adorno, e quando ad apertura, avendo deciso per il sì, e per documentare, fra le prime pagine, fra i primi paragrafi della metafisica, il passaggio che trovo è dedicato all'occulto. E beh, anche questo mi è sembrato un'ottima cosa. Perché questo mi aiutava a vedere questo nesso con il Brecht dell'ultima. Io parlo lentamente e mi scuso, però veramente vorrei, non ho neanche guardato l'ora di apertura. Allora, il problema è abbiamo detto della posizione di lingua e lavoro, e abbiamo detto e ho detto dell'occulto, e questo che andava capito è va capito, meritevole di essere capito. Questo, di cosa è fatta la metafisica? Questa è la domanda che mi sono fatto. Qual è il contenuto? Qual è l'oggetto della metafisica di Adorno? Sì, con questo riferimento ad Aristotele, perché Aristotele sembra essere il tema. Cioè, nella metafisica Adorno è straordinario. Lui cosa tenta di fare? Cerca di ritornare con quello che è il punto dirimente quando si parli di teoria critica o di ragionamento in generale o anche di vita. Cioè, che cos'è previo? Il tema della metafisica di Adorno è una riconsiderazione della scissione fra soggetto e oggetto. Il riferimento ad Aristotele è il riferimento che cerca nella dynamis, nell'elemento formale in Aristotele, il privilegio del soggetto. Se non che, e tanto mi bastava, ma il primo argomentare di Adorno qual è? È quello di mettere in relazione Aristotele con l'idea. L'idea e dunque i fenomeni. Il problema di Aristotele e di Adorno, che è la metessi, è la relazione fra questi due elementi. È vero, ha ragione Mico. Il problema dunque è Platone ed è Kant per Adorno. Nella metafisica, ma qui mi sorprendeva una cosa,
un appunto di lettura di questi giorni passati. In una delle primissimi, dei primissimi lavori, ora mi riferisco a lei, sicuramente lei conosce, è un grande, è una grande fortuna questo del ragionamento su Hegel Kant, e questo, questa evidenza ha suscitato anche delle perplessità e qualche ira anche fra qualcuno di noi, e, perché qual era il punto? Perché questo ritorno a Kant? Ora, leggendo Benjamin, in questo uno dei primissimi scritti, credo che sia del 15, del 16, cosa mette insieme? Kant e Platone. Come i programmi di lui, giovanissimo studente, dice cosa studierò da grande? Kant e Platone. Allora, tutta questa fortuna più recente del Benjamin platonico, ahimè, non so quanto difeso dal neoplatonismo con questo solo argomento, mostrava tutt'altra portata. E cominciavo a farsi strada l'idea che in realtà la metafisica, nella metafisica continuasse una cosa cominciata tanto tempo prima, e che la morte di Benjamin non aveva interrotto, che continuava ad essere una presenza, cioè il luogo degli affetti e della intelligenza di Adorno, anche nella stesura della metafisica. Cioè il confronto con Benjamin, la domanda sulla modificazione del platonismo, così come lui, confrontandosi col Benjamin della dell'introduzione gnoseologica a teoria del dramma barocco, aveva messo in chiaro. E quindi, e ora alla prima tesi faccio seguire altre congetture, alla prima tesi che riguarda il rapporto fra lavoro-linguaggio e tragedia. Cioè, intanto facevo un'osservazione, ma questo, insomma, voglio dire che lo stesso Benjamin aveva fatto, e ben prima dei sodali di Francoforte, Horkheimer e Adorno, aveva fatto i conti, aveva messo in evidenza come costitutiva il confronto con l'idealismo. Già in quel ponte Kant e Platone, dove accanto a Fichte, accanto ad Hölderlin, accanto a Novalis, accanto a Schlegel, accanto cioè ai nemici giustamente giurati di Hegel, dai quali Benjamin prende le distanze. E allora la metafisica di Adorno mi richiamava questa questione, cioè che il centro sia non soltanto Platone e non Aristotele, e che lo stesso Adorno, il tema della metafisica e il confronto con Benjamin. E che figura nascosta sia la relazione fra soggetto, non nascosta, assolutamente ben evidente, figura nascosta della relazione soggetto-oggetto, sul quale poi ritorneremo nelle ultime battute dell'intervento, altro non sia che lo spazio della idea, cioè la relazione fra idea e fenomeno. E dunque, se pensiamo anticipando, figure della prassi. Figure della prassi che consentono di distanziare la bella, convincente relazione che tu hai fatto e che per qualche tratto, e poi forse ne potremo parlare, mi ha ricordato questa
operazione che ha reso sospetta la soluzione logica a Krall, per dirne uno, che Hegel conosceva e Adorno, cioè, e che, ma noi l'abbiamo anche verificato, cioè la logica dell'eguagliamento, la logica dell'intelletto è una logica che si vuole mantenere e tuttavia deve operare per azzeramenti. Questa è la potenza della cosa. Ma ora ci ritorneremo verso la fine per chiarire rapidamente. Il Benjamin che ora mi ritornava in bella evidenza era un Benjamin autore di due paginette. Io desidero leggere il suo libro perché voglio vedere come si è occupato della facoltà mimetica. E come sappiamo la facoltà mimetica è un tratto importantissimo della relazione, altrimenti cioè gli argomenti di legittimazione per il mio interesse, per il mio intervento cadono, le azioni cadono moltissimo, invece no, perché in questo luogo che cosa c'è? Nella facoltà mimetica, che la facoltà mimetica c'ha dell'etologico, ora qui ci sono etologi illustri e siamo contenti di poter affrontare queste cose e di proporre questi testi. Oltre queste due paginette c'è un saggio nel quale parlavamo in treno con te e con Marco, un saggio di Benjamin importantissimo del quale nessuno si occupa, è un saggio di sociologia del linguaggio. Effettivamente è un saggio modesto, è uno dei meno avvincenti di Benjamin, è compilativo, è uno studioso di quello che si è talmente allontanato da Platone e perfino dal dramma barocco da dover ripensare tutto l'insieme delle discipline per formulare una sensata riconsiderazione del moderno per una discussione, è come dire preparazione e risposta al conflitto con Adorno, il quale gli aveva ricordato: mio caro, vuoi studiare il moderno? Bene, Baudelaire, ma ricorda la merce, cioè ricorda il nesso di lavoro e linguaggio. O però c'è l'ultimo dei nuovi filosofi, il filosofo Zizek, in un libro che credo lei ha meritorio di Lukács, credo ha raccolto, fa un attacco sconsiderato ad Adorno, diciamolo pure, dicendo che anziché ricordare la concretezza dei rapporti di produzione relative e composizione delle forze produttive, abbiano spostato il discorso a filosofia della storia e ad antropologia. Ovviamente non c'è bisogno di commentare queste cose. Ci servono forse rapidamente per dire una cosa, per porci una domanda su come lavoro e linguaggio scissi sono invece socializzati da che cosa? Da una potenza moderna che è la astrazione, e che questo sia il pensiero, per rileggere Adorno, per rileggere Benjamin, per capire come il riferimento al più antico non ha nulla di storico, come si dice, storico universale, di itinerario storico universale. Le paginette sulla facoltà mimetica non parlano, che sono costituite, qui io trovavo ovviamente non solo l'Empedocle, però trovavo un'altra cosa, trovavo Baudelaire, le corrispondenze, cioè una figura del buio, no? Della prima immagine, erano le corrispondenze baudelairiane. Vi ricordate il sonetto di Baudelaire in quanto è la coappartenenza di tutto a tutti, è l'encaipan,
rivisitato nel moderno, quella cosa dalla quale non c'è, non sapeva come districarsi. Numeri e nomi, dice Baudelaire. Ma in Benjamin che cosa c'è? C'è una cosa importante. Non solo c'è un elemento metaforico, cioè si trova in questo fondo di dotazione dell'umano, di prossimità dell'umano all'animale, che cosa? Proprio la forza linguistica. E la forza linguistica costituita attraverso passaggi evolutivi, come direbbe ora l'etologo. E questi passaggi evolutivi erano passaggi culturali. Che cos'era? Era il canto, era la divinazione, era la danza. Erano pensieri della lingua, non pensieri di una integrazione di meticciato, di religione, estetica e creatività. Credo che, spero di averla convinta, o di avere la sua... allora, qui ora mi venivano in mente, ora devo parlare, ma io... Però ditemi, posso anche interrompere in un momento qualsiasi, no. Cioè, non, mi, ditemi di che, dove devo tagliare, perché vi posso esporre che cosa, di che cosa vorrei, quali sono le, rapidamente le cose che vorrei toccare, poi magari le riprenderò in discussione. C'è, ora non è nella metafisica il tema... per la quale l'astrazione è presente in Adorno, e cioè è invece in una, è una metafora, è la metafora di quegli animali che, avendo avanzato delle antenne, gli vengono tagliate e si fa una cicatrice. Ecco, questa è la risposta, il problema. Il mio problema è il corpo calloso. E perché se le differenziazioni che Marx ci ha dato fra, e che sono stati l'osservatorio della teoria critica in quella considerazione critico-sociologica importantissima, è sparito il momento della circolazione. Che cos'è? Che significa che sia sparito il momento della circolazione? Che cos'è astrazione? Se la immanenza di circolazione, consumo e produzione è la forma attuale, e qui ora ho dovuto tagliare perché ci sono tempi e ci sono stazioni di questo processo, e quindi la teoria critica, ponendo questo problema, pone il problema di qual è lo stato, come spesso ci capita di dire, ma di fronte a quale figura, a quale momento del feticismo della merce ci troviamo oggi, cioè qual è la figura dell'astrazione. Ma la cosa non riguarda, non è semplicemente sociologica, è anche logica, perché il problema è di che cosa è fatto l'apparire. Perché l'apparire? Cioè, è l'esposizione al sempre uguale del mondo fenomenico, alla forma, a ciò che dà forma. E ciò che dà forma, essendo la merce, è il regno del sempre uguale. Cioè è il regno della fantasmagoria, è il regno del mito, come ci scrive in un suo libro pregevole Luca Scaforio. E se le cose allora dipendesse, e se la situazione antropologica o la situazione anche storico-critica fosse determinata
dalla ipoteca di questo corpo calloso, obbligato per qualche ragione, per ciò che scarica in questo mondo non del visibile ma dell'occulto, cioè dove si è cacciato il soffio di una vita migliore. Il soffio di una vita migliore non è altro che l'impulso, e la figura dell'impulso, passando attraverso la notte, può ben diventare la contraddizione ed agire alle spalle di chi agisce. E allora la relazione fra coscienza ed essere dove si troverà? O avremo che l'idea della frassi sarà un pensiero cui qualcun altro darà corpo, cioè le categorie di costituzione e di proiezione sono le categorie per inseguire la ratio autonoma, perché di questo si parla, non si parla di antropologia, si parla della costituzione, della formazione del dominio borghese e del capitalismo, borghese e capitalistico. Cioè, allora questo sarebbe nuovo, perché la mobilitazione degli affetti, la mobilitazione degli impulsi, la sfera dell'occulto è semplicemente il servizio che chiunque vivendo reca all'apparire, al dominio della forma. La teoria critica e la psicanalisi si sono incontrati su una opzione, su una persuasione, su una considerazione tragica del corso della civiltà. E la tragedia è questa, cioè che sia la cultura. Qui dobbiamo, di questo sto cercando di, su questo sto cercando di ragionare, che sia questo la parte di chiunque al prevalere della pulsione di morte, come la chiama Freud. E Freud ci aiuta anche ora, ma non possiamo affrontarla questa questione perché c'è tutta la sfera della epistemologia contemporanea che ci aiuterebbe a spiegare che cos'è l'affetto. E di questo ci siamo occupati, ma vi prego, veramente mi scuso, ma se è un discorso che si può prendere. Ma la questione è semplicemente la seguente, che che questa sia la forma recente di che cosa? Di una servitù involontaria. E questo sia detta ad edificazione di coloro che alla volontà non sanno rinunciare, con argomenti biopolitici o ermeneutici, ma di questo si tratta. Non sono un nicciano di sinistra, però questo è noto. Dunque, invece vi faccio la sintesi di quello che voglio dire, ed è questo. Dunque, ma ha ragione in questo senso Adorno nel dire: ma le pulsioni non esistono. Ha ragione Adorno. Poi avrei tirato fuori un'altra immagine che sarei tentata di leggervi, ma forse lo faremo se avremo tempo, perché e riguarda un'altra immagine della notte, ed è precedente Empedocle che divide fra contesa ed eros, perché lì Freud era lì che si teneva, era lì, sapeva di poter andare, perché Freud non era mica Jung, con buona pace dei junghiani, e li aveva sostanzializzate in pulsioni, quella di morte, cioè la pulsione verso l'inorganico. E invece ora mi veniva in mente Orfeo, l'altra immagine,
e lì non sono differenziati, non c'è già questa presenza dell'intelletto, non c'è questa differenziazione di amicizia e di amore, di amicizia e di contesa. No, c'è una sola figura, Erebo e Notte. Erebo e Notte, e sono la stessa cosa. E da Erebo e Notte si leva una perla. E la perla è la perla del sacrificio. Ora mi pare di non vedere, mi ero ripromesso una cosa che dirò oggi dopo aver sentito la parte cui era dedicata. Parla di una perla e intorno a questa perla cerco di distinguere la posizione di Adorno da Benjamin, perché dalla distinzione non piccola fra loro due meglio risalti la distanza di entrambi dall'Heidegger di tutti, e salvando in una cosa che qui mi sta molto a cuore, la differenza fra Adorno e Benjamin, questo tema del significato della idea nelle cose, perché questo è l'ultimo passaggio che riguarda, mi sono accorto, dei momenti che, leggendo la metafisica, dei momenti ascetici che sono all'opera in Adorno. Ci sono dei momenti ascetici, sono come ascetica è l'attenzione alla lingua in Benjamin, così ascetico è il momento del concetto. Questo è il limite anche di quella che vuole essere la parola conclusiva, dell'apertura, l'apertura, no? L'apertura a che cosa? L'apertura è il non richiudere il circolo, né dell'interrogarsi, mentre Adorno ti aiuta a dire: una volta che la lepre è passata, tu devi chiederti di che cosa ha mangiato, di che cosa, su quale strada, chi ha costruito la strada che ha, sulla quale ha intercettato te la lepre velderliniana, ovviamente, no? E quindi la prima operazione è l'astrazione, e dopodiché il non chiudere nei sensi dell'apertura. Che cos'è? C'è questo momento ascetico. Questo momento ascetico è che la cosa è consegnata al concetto, è il concetto che risolve la cosa, e quindi in questa maniera Adorno si consegna e dà il primato all'oggetto. Qui la differenza con Benjamin è palmare ed evidentissima. Benjamin consegna il movimento della riflessione, il movimento metodico dell'attenzione, il movimento del tastare, c'è un altro progetto, programma etologico. A che cosa? È curioso, leggevo, e ho finito veramente, leggevo dai frammenti di Nietzsche negli ultimi tempi. Benjamin, che non è per niente tenero con Nietzsche, alla fine ne onora due passaggi che sicuramente non conosceva. Uno, non solo quello di smettere con la volontà, ma di ricondursi alle cose. Ricondurre alle cose è il gesto di Benjamin, il quale, avendo organizzato l'elemento empirico in materiali, cioè assicurandosi della morte reale di ciò di cui in cui si, delle cose nelle quali si è imbattuto, dei fenomeni nei quali si è imbattuto, li consegna ad un'altra dimensione. Questa dimensione c'è un nome e porta ha il nome nella teoria critica di Erleu di redenzione.
la redenzione non è dell'organizzare, è di un'altra istanza. Un'altra istanza nel quale il corso del mondo potrebbe essere interrotto. Quindi una speranza, se c'è, non è per noi, e quello che venisse a noi sarebbe soltanto sovrappiù. Cioè sarebbe la vita redenta. Ma guardate, un momento chiliastico. Kant, Critica del giudizio. Gerardo Cunico ha contato 24, o credo all'incirca, ricorrenze del momento chiliastico, cioè della interruzione del regno nella storia. E credo che questa sia la fedeltà a Kant e di Kant alla rivoluzione francese, dalla quale si stava allontanando. Bene, grazie.